Bologna Insider, siamo sempre da Baladin e brindo oggi. Brindo perché finalmente, e lo volevo, ho ospite uno scultore, Michele Daniele. Buonasera. Senti, ma com'è nata la tua vocazione di scultore? È un discorso molto lungo. È nata perché credo che l'arte possa cambiare la vita delle persone. E la mia scelta è stata quella di utilizzare l'arte per i veri valori. Lavoro nel contemporaneo, per cui è chiaro che nel contemporaneo l'arte deve cambiare qualcosa nella nostra vita, e questa è la sfida. La prima scultura che hai fatto, la prima opera, qual è stata? Da bambino, da ragazzo? Ovviamente io ho fatto tutto il percorso, liceo artistico, accademia, per cui ci sono tantissime opere che ho fatto negli anni. Però ovviamente quella che mi ricordo di più è sempre il discorso della pianta. La pianta è stato sempre il mio tema ricorrente, che mi accompagna ancora oggi. La pianta. La pianta intesa come... Sì, la pianta intesa come la natura che dà frutto, dà foglie, dà un'estetica meravigliosa. Parlici un po' delle tue opere. Allora, dunque, ho creato il progetto Scultura Impresa, un progetto che vede protagonisti sia le aziende bolognesi che l'arte contemporanea. In realtà, per parlare dei valori, perché mi occupo nell'arte contemporanea dei valori, dei veri valori, sto cercando e ho cercato materiali attuali nel nostro contemporaneo, ma materiali mai utilizzati nella scultura. Ho fatto una scultura con la pasta di granarolo, con le farfalle, ho fatto una scultura in acciaio al bioetanolo, ho fatto una scultura in zucchero, ho progettato una borsa in pelle dove si parla sempre della pianta. Qui abbiamo un contenitore dove dentro c'è la mia pianta, ricorre sempre la pianta con seme. Nella pianta con seme io rivedo tutti gli elementi del successo, perché potenzialmente nel seme così piccolo c'è già la pianta, ma per poterla vedere bisogna crederci prima, bisogna piantarla nel terreno buono e bisogna fare tutte le operazioni per renderla poi concreta e quindi vederne la svolta. Oggi questo messaggio è molto importante secondo me, perché dobbiamo parlare di cose positive e soprattutto parlare dei valori vuol dire parlare della natura, e le piante incarnano perfettamente quello che oggi dobbiamo cercare di osservare. In natura esiste la chiave del successo. Cosa vorresti dire ai giovani che insomma hanno iniziato a intraprendere la tua strada? Dovete fare cose positive, se fate cose negative neanche io vengo a vederle. Oggi bisogna assolutamente spendere la propria vita, il proprio tempo per cose che servono a qualcuno. Si alimentano solo la soddisfazione dell'artista, non servono. Io non comprerei mai un'opera che si esaurisce nella soddisfazione personale. Per me l'opera deve dare anche alle persone, agli spettatori, qualcosa che in qualche modo arricchisce la propria vita. Quindi è importante per me. Ci vuoi far vedere qualcosa? Sì, questo è il catalogo di quest'anno, dove viene documentato tutto quello che io ho fatto in questo anno e come ho realizzato queste opere con le industrie del progetto Scultura Impresa. È un catalogo diverso dagli altri, perché non esce durante la mostra, ma esce dopo la mostra, per documentare tutto quello che ho fatto, sia gli sponsor che hanno partecipato che le aziende. Chi scrive in questo catalogo sono direttamente le persone che hanno partecipato al progetto. Non c'è un critico che scrive, quindi scrivono le stesse aziende, gli stessi sponsor che hanno fatto parte di questo progetto. Quindi è contemporaneo anche il catalogo. Questa è la cosa importante. Questo qui praticamente rappresenta? Questo rappresenta nella copertina una pianta con seme in mosaico, fatto con un mosaico rosso Bologna. E ovviamente rappresenta appunto un prodotto tipicamente bolognese che descrive la grande qualità italiana, perché nei valori di cui parlo io c'è anche il discorso che l'Italia è un grande paese e deve utilizzare l'arte per rilanciare se stessa. A proposito, che parlano dell'Italia, gli scultori sono aiutati? No, non sono aiutati, ma come sappiamo non sono mai stati aiutati né gli artisti in genere né gli scultori. Bisogna, come dicevo prima, credere, e poi si creano tante realtà. Se ci crediamo noi prima,
anche altri crederanno in queste iniziative. Quindi bisogna credere, questo è importante. Cosa vorresti fare che non hai ancora fatto? Tante cose, però siccome si fanno anno per anno, insomma, sì, vorrei fare una grandissima opera. Adesso sono arrivato a 3,18 metri. Un'opera. Non svelare, se lo svelerai quando. No, no, l'ultima opera è alta 3,18 metri. Vorrei fare una scultura di 5-6 metri, non perché ci sia la mania di grandezza, ma proprio perché le opere grandi ti danno una grande emozione. Quindi è chiaro che per uno scultore vedere un'opera grandissima è fondamentale. Grazie, Michele Daniello.